Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto. Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io. Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra. Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete. Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra. Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono. Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia. Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'. Io penso che dovremmo fermarlo, cra. Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua. Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora? Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra. Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto. Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo. C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti. Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui. Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante. Adesso sta dormendo profondamente. Devi svegliarlo! È molto importante! Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane. Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra. Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic. Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco. Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio. Ecco l'acqua, acqua deliziosa. Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh? Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato! La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così
si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima. E adesso dove posso trovare altra acqua? Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa. Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua? Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua! Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello. Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua? Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere. L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati. Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali! Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra! I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua! Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua! Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco! Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto. Oh, come facciamo adesso? Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua. Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere! Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana. Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato. Adesso sono proprio infuriato, Tidalic. L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano, ridevano, perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco! Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto! Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile! La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia. Avete ragione, amici. Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Una volta, in una piccola casa, vivevano tre maialini con la loro madre. Era giunto per loro il momento di lasciare casa e di imparare a vivere da soli. La madre chiamò i tre piccoli porcellini accanto a lei. Miei cari, è giunto per voi il momento di esplorare il mondo. Andate e iniziate la vostra nuova vita. Ma non dimenticate mai, qualunque cosa voi facciate, fatela meglio possibile. Questo è l'unico modo per voi per rimanere in vita. Un po' tristi e un po' emozionati, i tre piccoli maialini dissero addio alla loro mamma e si misero in viaggio. Dopo un po', trovarono un pezzo di terreno dove poter costruire la loro casa. Il maialino più giovane decise di costruire la sua casa di paglia. Pensò che questo era il modo più semplice e veloce per costruire una casa. Così avrebbe avuto un sacco di tempo per giocare. Il più giovane di tutti finì la sua casa in un giorno e urlò agli altri maialini. Ehi, ragazzi, io qui ho già finito! Il maialino più grande diede uno sguardo alla casa. Ok, ma questa casa non ha affatto un aspetto stabile. Come ci proteggerà dal lupo? Il maialino più giovane non ascoltò per nulla suo fratello. Tranquilli, non preoccupatevi, non accadrà nulla. Ok, però non dire che non ti avevo avvertito. Il maialino di mezzo decise di fare la sua casa di legno. Con i rami che aveva raccolto nei boschi, decise di costruire una casetta quadrata. Ci mise esattamente 3 giorni per terminare la sua casa. Questa era un po' più stabile rispetto a quella di paglia. Il maialino più grande si avvicinò a lui. Mio caro fratello, hai fatto un ottimo lavoro, ma questa casa non sembra per niente sicura. No, riuscirà a proteggerci dal lupo? L'altro rispose. Non ti preoccupare, questa casa è molto sicura. Ok, poi però non dire che non ti avevo avvertito. Mentre i due porcellini si stavano godendo le loro nuove case, il più grande di tutti era costantemente al lavoro, perché stava costruendo una casa di mattoni e pietre. Gli altri maialini pensavano che il suo sforzo fosse inutile. Tutto ciò che facevano era giocare per passare il tempo. Perché si impegna così tanto? Potrebbe essere veloce come noi. Perché lui ha paura. Il maialino più grande non si preoccupò di ascoltarli. Lavorò per un'intera settimana e riuscì a finire la sua casa fatta di mattoni e pietre. Il giorno dopo, un lupo affamato arrivò vicino alle loro case. Per prima si fermò davanti alla casa fatta di paglia. Il piccolo maialino stava riposando nella sua casa di paglia. Il lupo bussò alla porta. Apri la porta e fammi entrare. Se non lo farai, la tua casa di paglia con un soffio farò volare. Non mi puoi fare nulla, la mia casa è molto stabile. E così il lupo soffiò forte e fece esplodere la sua casa. Con un grande sforzo, il piccolo maialino riuscì a scappare. Corse alla casa di suo fratello, quella fatta di legno. Bussò alla porta. Quando il porcellino di mezzo aprì la porta, il piccolo si gettò dentro la casa. Veloce, chiudi la porta, il lupo sta arrivando qui. Non ti preoccupare, non può farci nulla se restiamo in casa.
Dopo un po', il lupo arrivò alla seconda casa, quella di legno, e gridò: apri la porta e fammi entrare! Se non lo farai, la tua casa di legno con un soffio farò volare! Non puoi abbatterla con un soffio! E così il lupo soffiò e fece crollare la casa. Entrambi i maialini corsero a casa del terzo maialino e riuscirono a scappare dal lupo. Fratello, il lupo sta arrivando da questa parte, che cosa possiamo fare? Il maialino più grande rispose molto sicuro di sé. Tranquilli, non vi preoccupate, il lupo non può entrare in questa casa. Poco più tardi, il lupo affamato arrivò alla casa del terzo maialino, fatta di mattoni e pietre, e gridò ai tre porcellini: apri la porta e fammi entrare, se non lo farai, la tua casa di mattoni con un soffio farò volare! Non pensarci nemmeno, lupo cattivo! Non puoi entrare in questa casa! Il lupo si arrabbiò molto, sbuffò forte, soffiò, ma non successe niente. Non poteva abbattere quella casa. Provò e riprovò, ma non riuscì a muovere un singolo mattone. Infine, essendo esausto, il lupo decise di trovare un altro modo per entrare. Vide il camino sul tetto e iniziò ad arrampicarsi. Rendendosi conto che il lupo stava per salire sul tetto e scendere giù per il camino, il maialino accese rapidamente il fuoco proprio nel camino. Mise un grande secchio d'acqua a scaldare sul fuoco. Il lupo si era arrampicato su per il camino e si buttò giù. Così andò direttamente nel secchio di acqua bollente. Aiuto! Sto bruciando! Aiuto! Salvatemi! Finalmente liberi dal lupo, i maialini si abbracciarono con gioia. I tre porcellini andarono a casa della madre il giorno dopo per raccontarle tutto quello che era successo. Il più giovane andò accanto alla madre e disse: avevi ragione, mamma. Qualunque cosa facciamo in questo mondo, dobbiamo fare del nostro meglio. Se lavori veramente per qualcosa, sarà un successo. Da quel giorno, i due maialini non furono mai più pigri. Lavorarono sodo come il fratello più grande e vissero una vita felice e sicura. Papa.